si intitola Mutant Blue Action, la particolare mostra che riporta sulla scena cremasca l'artista multimediale Alejandrina Solares. Domenicana di nascita, ma cremasca di adozione, torna alla ribalta della vita culturale cittadina proponendo una selezione di lavori che fanno parte del suo progetto di vita legato al colore blu. E quante ne hai fatte? Se ne saranno penso 12 o 15, perché qua non le ho messe tutte. E come mai la mostra in un'agenzia viaggi? Proprio perché l'agenzia... E sono tele che sono fatte per il viaggio, sono ispirate al viaggio. Cioè? Il viaggio come movimento, come proprio il fatto di spostarsi, che ci spostiamo nello spazio. Quindi è il corpo che si muove, è il corpo in movimento. Il movimento del corpo, anzi, è il movimento del corpo. Per quello sono nell'agenzia di viaggi, perché tu le puoi piegare, le puoi affotolare, le puoi mettere nella valigia, nello sei dentro, te la porti via, un po' come la valigia di Duchamp. Ecco, è un certo il suo museo, però questo qua l'arrivi è un posto di piace. Sì, ti accompagna, ti segue. Perché io non è che ho scelto questo spazio perché voglio scegliere un luogo alternativo, anzi per me l'idea di prendere dei luoghi alternativi è già un problema superato dal postmoderno, perché siamo già esausti di posti. Cioè ormai non è una novità che io vado a scuola in un bar o in un ristorante o in una cafeteria, perché non è quello. I miei capelli blu sono il segno esteriore della mia consacrazione all'arte, scrive nel catalogo di presentazione. Una dichiarazione di intenti che sa molto di body art. Ed infatti le tele sono dipinte usando parti del corpo come fossero dei pennelli. È una bella idea, dai. Il nostro pianeta non è stato visto e il corpo sarà protagonista anche delle sue prossime performance legate al concetto di bacio nella vita. Performance che arrivano dopo le incursioni pirate alla Biennale di Venezia e al Salone del Mobile di Milano, che hanno caratterizzato l'ultimo periodo della sua verba artistica. Ma blu sarà anche l'area emotiva entro cui si muoverà il nascente progetto di galleria Blu Art. Ma questa è un'altra storia di cui parleremo presto.